Ragazzi, sinceramente non so in che modo fare questo video, quindi non dirò nulla, non chiederò nulla, non dirò il supporto di un creatore e semplicemente ci sarà Shane che vi parlerà di questa cosa. Quindi direi che per questa volta andiamo direttamente nel video. Ciao Shane. Ciao. Tutto ok? Andiamo. Benissimo. Immagino. Allora Shane, prima che tu racconti qualsiasi cosa, che parli di qualsiasi cosa, io ragazzi ci tengo a dirvi una cosa super super importante che voglio che vi ricordiate. Allora, qualsiasi cosa diciamo in questo video e qualsiasi cosa scelgono di fare loro due, hanno scelto, sceglieranno di fare, è molto importante rispettare la privacy e le scelte di loro due. In che senso? Nel senso che ora Shane vi racconterà qualcosa, vi chiedo per favore non spammatelo ovunque, non provate a scrivere a Amy, non provate a spammare entrambi, non fate cose strane, semplicemente, dato che comunque è una cosa particolare questa, perché è una situazione particolare, perché le persone normali quando hanno una relazione si conoscono e conoscono il proprio gruppo di amici, si fidanzano e quando finisce, se finisce, devi avvisare il tuo gruppo di amici ed è finita qui. Questa situazione ragazzi è tanto più delicata perché si parla letteralmente che nel corso di un anno hanno visto milioni di persone questi video. Più di un anno, è vero? Si tratta di milioni di persone. Quindi è... Ma anche il fatto di parlarci, cioè... Vabbè, oltre al fatto che siamo stati fidanzati per 3 mesi, non sono stati più importanti quei 3 mesi, ma davvero tutto l'arco del tempo con cui l'ho sentita, cioè. Sì, esatto, ma più che soffermarci su questo, io voglio veramente dire, ragazzi, se questo video esce martedì e loro mercoledì scelgono di rimettersi insieme, scelgono di non parlarsi più, scelgono di fare 1000 video comunque insieme, anche se sono insieme, ragazzi, io vi chiedo solo questo favore: non giudicate quello che fanno, perché sono loro scelte. Quindi adesso Shane, se te la senti di raccontarci, di dire, non so, di parlarci un attimo della situazione, è come se avessi un gruppo di amici intorno a te e devi raccontare, cioè non è che devi, puoi raccontare qualcosa a loro se ti va. Ci siamo lasciati per motivi che, vabbè, non servono a spiegare, cioè sono cose personali. Andava tutto bene tra voi, questa cosa qui va detta, ragazzi, non è che prima fingevano di essere felici o qualsiasi cosa. No, andava, cioè ovvio ogni tanto le litigate, però no, nel senso è normalissimo, tu litighi con chi davvero stai bene, cioè... Penso che anche per qualcuno a cui i tieni. Ragazzi che ci guardano litigano con i genitori, perché sono le persone più vicine a voi, a cui davvero volete tanto bene. Non litighi mai con un amico, con un semplice amico, cioè. Con un amico di quelli di cui non ti importa, no? Ma magari esatto. Con un amico importante si litiga e il litigio nasce nel momento in cui ci tieni a qualcosa. Esatto. Quindi vabbè, era normalissimo litigare, insomma, per anche motivi stupidi o no, comunque ogni tanto si litigava, però in generale si stava bene. Cioè non è stato nulla di finto, anche perché sennò allora non avremmo, cioè se fosse stato finto, perché abbiamo aspettato un anno? Per cosa? No Luca, esatto, se fosse stato finto. No, non ho capito proprio cosa intendi. Stavo dicendo che se fosse stata finta tutta questa cosa, la relazione, quelle robe lì, perché magari qualcuno lo può pensare. Beh, spero di no, cavolo, era la vostra relazione, se saranno cavoli vostri. Esatto, però sicuramente qualcuno lo può pensare. Perché avremmo dovuto aspettare un anno prima di fare questi video, prima di dire queste cose, capito? Ah, ok, capito. Cioè, perché io davvero ci ho parlato. Cioè, io, raga, sarà stranissimo, perché io ho passato un intero anno, indipendentemente da questi 3 mesi che stavamo insieme, quindi il rapporto è un po' più cambiato a livello affettivo. Però io davvero sono stato un intero anno, di più anzi, a svegliarmi e a, tra virgolette, pensare a una persona. Cioè, era la prima persona a cui scrivevo, anche se non stavamo insieme, e ci scrivevo ogni giorno per un anno, ci sentivamo, i video, robe così, e non sono più abituato a non avere una persona del genere. Che poi è una cosa svegliarmi. Tanto particolare, perché i video fanno, cioè, per assurdo i video facevano proprio parte della vostra relazione. Sì, i video hanno unito tanto, perché c'erano dei momenti che magari ci parlavamo meno e grazie ai video si parlava, cioè i video hanno davvero aiutato. Senza i video non saremmo arrivati qua. È una cosa tanto unica questa, se ci pensi. Sì. No, senza i video non avremmo mai avuto una relazione, secondo me. Ah no, beh, non vi sareste perché conosciuti. Ci saremmo conosciuti, però ogni tanto, cioè, capito? Scrivere ogni tanto, così. Invece
ci siamo davvero conosciuti proprio perché abbiamo iniziato a registrare video. Questo è, secondo me. E comunque niente, sarà davvero strano perché non sono più abituato a svegliarmi e non avere nessuno di davvero a cui tengo davvero. Comunque, cioè non a cui tengo davvero, ma di così importante. Per quello hai anche amici. Sì, va bene, ma gli amici non possono coprire il ruolo che ha coperto lei fino ad adesso. Era una relazione diversa, anche quando non stavamo insieme. Non era solo un'amica, era una relazione diversa. Eravate un po' più di amici. Sì, è sempre stato un po' più di amici. Adesso chi copre quel ruolo? Cioè cos'è? Non succederà così tutto di un tratto. Si può sostituire, capito? Sì. Ecco, questa qua secondo me sarà la cosa più difficile, perché io davvero non sono più abituato a stare da solo. Cioè adesso mi sembra davvero di essere solo, sebbene ho un sacco di persone che mi vogliono bene. Anche tutti i sushini, tutti i fan, tutti, tutto, sì. Sinceramente adesso non riesco a vederle, perché ho perso la persona più importante. Ho perso davvero la persona più importante che mi aiutava davvero in tutto. Cioè raga, quando dico che mi aiutava davvero in tutto, che era fondamentale, è vero. Ci sono tante volte che magari non lo so, e non avevo voglia di streamare perché ero un po' giù di morale per qualsiasi cosa. Arrivava lei: dai, streamiamo, dai, facciamo la live, devi farla, non puoi saltare così, capito? Cioè mi trascinava e io tornavo nel mood, diciamo. Mi faceva stare bene, ma oltre a farmi stare bene, mi aiutava davvero in tutto. Cioè mi aiutava nella vita. Beh, come giusto che sia, una sì, relazione, però sì. Sì, però non è così scontata come cosa. Perché davvero mi aiutava in tutto. Cioè, ma in tutto. E tu l'aiutavi? Sì, penso di sì. Spero di averla aiutata. Un giorno avrò una nuova relazione. E non è detto che... Anzi, molto probabilmente non ci saranno dei video, delle live così. Ah, di sicuro. Capito? Non seguirà lo stesso percorso di questo. Esatto. Quindi... Che poi magari io lo ribadisco. Di solito... Cioè, c'è la possibilità che possiate un giorno tornare insieme. Perché non si sa mai. Però noi, ragazzi, non portiamoci avanti nel dubbio. Non facciamo... Sì, comunque io, sinceramente, non mi interessa averla come amica. Cioè, non voglio. Perché non lo è mai stata. Cioè, è sempre perché stato non riuscirei, così di più. Non riuscirei a trattarla come amica. Non riuscirei a continuare a scriverci e parlarci, anche se magari lei volesse. Non riuscirei, perché pensate raga, se a un certo punto siamo amici, continuiamo a essere amici, va bene, ci scriviamo, ogni tanto viene in live, va bene, e a un certo punto inizia a conoscere un tipo e mi scrive di lui così, io non riuscirei a sopportarlo. Sarei geloso perché provi dei sentimenti per lei. Non è che i sentimenti, mi sono mutato, sì. Scusa, perché provo ancora dei sentimenti anche adesso. È tanto complicata come situazione. In realtà, cioè, non dovremmo neanche farlo questo video, ragazzi, però è comunque giusto. Esatto, perché scomparire così una serie importantissima. Comunque, ragazzi, la domanda che sono sicuro tanti di voi hanno è: il futuro come sarà? Come saranno i video? Come saranno le live? In realtà la risposta è che non lo sappiamo neanche noi. In realtà dipende tanto da Shane, tanto da cosa... Non lo so, io... Diciamo che io giustamente non sono nella loro relazione, non sono nella loro ex relazione. Semplicemente io mi limitavo a fare dei video facendo magari qualche sfida, parlando delle loro situazioni e tutte queste cose. Ora come ora non lo so. Dipende tanto da cosa vogliono fare entrambi. Oh, aspetta, c'è un nemico. Se rimaniamo amici, ma sinceramente dubito perché non voglio. Secondo me i video non ci saranno di questo tipo di serie. Ah, di sicuro. E le live nemmeno. Che situazione, cosa... cavolo. A me... Non voglio, cioè non voglio, è brutto dirlo, però non voglio passare del tempo con lei se non è, cioè se non siamo davvero fidanzati. Non voglio che sia mia amica. A me dispiace tanto per la situazione in generale. Cioè mi dispiace anche a me tagliare tutto. Davvero non riuscirei ad accettarlo. Fisicamente non riuscirei ad accettarlo che fosse mia amica, e quindi magari si mette a scrivere, a parlare con altri, a innamorarsi di altre persone. Non l'accetto. Piuttosto preferisco chiudere i rapporti e buona, basta. Non so cosa fa, non so cosa succede. Va bene, le vedrò le storie, però non è la stessa cosa di scriverci, capisci bro? Sì no, io ti, cioè, ti capisco. Cioè tu riusciresti? L'unica cosa è che è una situazione tanto complicata e, cioè, è unica. È letteralmente unica, lo dicevo a inizio video. Voi siete in una situazione unica. Perché avevamo tante cose condivise. Perché avete costruito qualcosa insieme. È sì, vero. È tipo un po' pubblica la vostra relazione, è tanto strana. No, è pubblica. Sì, è pubblica. Cioè, senza un po', è davvero pubblica. Cioè, con i video, le live, cioè, si vedeva quando... Allora, in questo caso, voi vi siete conosciuti grazie a questo, ok? Quindi non puoi lamentartene. Tornando indietro, la renderesti ancora pubblica o vorresti tenerla un pochino più privata? Sinceramente, se il risultato non cambiasse, cioè, se saremmo lo stesso arrivati a questo punto, non mi interessa, l'avrei lasciata pubblica. Ah, ok, quindi non cioè, è una perché, cosa... Perché, cioè, non è una cosa che... Cioè, alla fine...
E poi non sarebbe più la stessa relazione se non avessimo fatto certe cose. Cioè, io sinceramente non vedrei la relazione senza prima tutti i video, le live insieme. Cioè, raga, era davvero bellissimo quando veniva a casa mia e facevamo le live insieme. Cioè, io vi giuro, le sognavo. Le volevo stra tanto fare, ma non per questione di numeri o meno, ma era proprio bello perché era una cosa insieme che facevo solo con lei. Cioè, quale altro ospite ho mai avuto in live così importante? Nessuno. Era proprio figo il fatto che lei era dentro al mio mondo, diciamo. Lei faceva parte del mio mondo attivamente. Diciamo che vi siete costruiti un mondo entrambi insieme. Esatto. Partendo da un semplice fatto che lei fosse la tua crush, se ci pensi. Esatto. Che strano, che bello. Purtroppo adesso, vabbè, è andata come è andata. Cioè, davvero, raga, non so... Ma non probabilmente so nessuno può provare quello che provi tu. No, quello che hai provato. Ma impossibile. Ma anche perché magari anche a qualcuno che sta vedendo il video gli è successo questa cosa, ma sicuramente non così. Nessuno. Nessuno può provare una cosa del genere, perché davvero è stata davvero una cosa particolare. Magari ci sarà qualcuno o qualche relazione simile così, ma davvero, conosciuti in questo modo, andate avanti in questo modo, cioè, no. Cioè, nessuno capirà. No, noi capiremo, ma non lo proveremo. No, esatto. Capiremo. Tu capirai, però non proverai quello che... come adesso io sto. E cosa sento io. E niente, perché io adesso... Quindi, ragazzi, limitiamoci a capire senza giudicare. Perché a giudicare sì, è facile per tutti, ma si sbaglia il 99% delle volte. Anche perché è facile giudicare da spettatore. Non è neanche giusto nei nostri confronti. No, è vero. È irrispettoso. Cioè, la relazione è nostra. È un po' irrispettoso dire ha ragione lui, secondo me... O anche accusare, essere cattivi. No, raga, io tutte queste cose, se le fate, per me potete disiscrivervi dal canale, perché non vanno fatte. Veramente, non sto scherzando, sono serissimo. Non fate queste cose. Non so sinceramente cos'altro avrei da dire. Che adesso davvero ho tanto tempo per te stesso. Per me stesso sì, però sarà davvero brutto e strano. Ho davvero bisogno di occuparlo in qualche modo, perché da solo non ce la faccio. È da 2 giorni che ho iniziato ad allenarmi per occupare il tempo. Hai fatto bene, comunque ti sfoghi un pochino. E anche un po' per scaricare, esatto, per sfogare un po' la rabbia, la tristezza, un po' tutto. Non so neanche come mi sento. È un po' di rabbia, un po' di delusione, di tristezza, che magari hai tutti i rimorsi e pensi magari così sarebbe andato diversamente, capito? Ma cioè... Sono morto. Boh, io non avrei altro da aggiungere. Ok. Ragazzi, è stato un video un po' particolare. Non è stato un video come gli altri, ma diciamo che è una situazione particolare. Qualsiasi cosa, se vogliono aggiornarvi, se vogliono dirvi qualcosa di più, vi avviseranno direttamente loro. Io non so come andrà avanti, se andrà avanti, se parleremo, né di cosa parleremo per quanto riguarda loro due. Quindi per ora, veramente, in questo caso, noi non possiamo far altro che salutarvi e ringraziarvi. Perché noi, come al solito, vi chiamiamo al prossimo video. Shane saluta. Bella. Bella.